Le icone bizantine tornano a casa, sono quelle salvate dal terremoto di Messina del 1908, poi trasferite in Grecia ed ora nella città dello Stretto per una mostra. Orazio Aleppo. Icone bizantine salvate dal terremoto di Messina del 1908 e successivamente trasferite in Grecia tornano per la prima volta e per alcuni mesi dopo quasi 105 anni nella città dello Stretto. Un evento eccezionale organizzato tra gli altri dalla Fondazione Federico II in collaborazione con l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana e il Ministero della Cultura Ellenica. Subito dopo il terremoto del 1908 il generale Mazza donò queste opere ad un equipaggio greco che era intervenuto in soccorso dei messinesi che soffrivano in quel momento per la devastazione del terremoto. 41 tavole di grande fascino esposte al Museo Regionale di Messina, assieme ad altre 9 icone di proprietà dello stesso museo e a 16 preziosi manoscritti provenienti dallo scrittorium del monastero di San Salvatore dei Greci. Sì, che recupera un frammento della sua storia misconosciuta, ecco perché appunto non tutti conoscono questo bandello, e poi è stato importantissimo anche dal punto di vista storico-artistico, perché appunto il rapporto con la Grecia poi noi lo vediamo soprattutto nelle nostre collezioni, dal Medioevo fino poi insomma a tempi recenti è sempre stato molto forte. La mostra Immagine e Scrittura resterà aperta fino al prossimo 26 maggio, da giugno e per 2 mesi sarà ospitata a Palazzo dei Normanni, quindi le 41 icone della collezione del Museo Bizantino e Cristiano di Atene rientreranno in Grecia.